Nella valutazione del quadro generale delle necessità delle gestorie idrici, quindi del comparto idrico, quindi della potabilizzazione dell'acqua, ma anche della depurazione, per quanto riguarda la Regione Lombardia, sicuramente abbiamo ancora delle aree territoriali che laddove le ATO non hanno ancora individuato il gestore idrico, abbiamo delle difficoltà, penso a territori come Varese, per esempio. Però sicuramente la grande forza è proprio dall'esperienza là invece dove sono state fatte queste scelte, dove c'è il gestore idrico che opera già da oltre 10 anni, come a Milano, come a Bergamo, in altri settori dove sono già evidenziati almeno un livello di necessità di interventi, perché è importante anche sapere quali interventi dobbiamo fare, e molte delle nostre società le hanno già realizzate e messe in campo, quindi sicuramente siamo a buon punto dell'opera, dobbiamo continuare, soprattutto con questo sistema di contratti di rete come quello della Water Alliance, sicuramente avremo la possibilità di farlo in modo più efficace ed efficiente. Evidentemente attraverso quel contratto di rete fatto tra le 8 società pubbliche di Regione Lombardia, che operano in Regione Lombardia, si è fatto un qualcosa di più che importante di un manifesto di intenti, si è andato operativamente ad associare dei servizi comuni, quindi fare delle economie di scala, penso solo ad esempio all'acquisizione dell'energia elettrica per tutti gli operatori interessati e addirittura andremo anche con quelle delle società del Piemonte, ma la cosa più importante è avere chiaro insieme quelle che sono le necessità di questo sistema, cioè quello che devono fare qualcosa come 800 milioni di euro di investimenti nei prossimi anni, proprio per portare a regime quel sistema della gestione idrica integrata che molte volte dimentichiamo, cioè la depurazione. Noi abbiamo la fortuna di avere delle buone acque, ma molte volte dobbiamo imparare anche che una volta sporcate vanno restituite nel miglior modo. Quindi questa è una sinergia importante in termini di economia di scala, in termini anche di lobby sana di difesa dell'acqua pubblica. Sono 8 società completamente pubbliche, chiamate ad operare un regime che si dice in-house, che permette però una cosa, che tutto ciò che noi andiamo a spendere lo possiamo recuperare nella tariffa solo 2 anni dopo. Quindi è una garanzia per i cittadini che non viene prelevato e tolto del denaro per fare altre cose.